Manager illuminato e di grande cultura, così lo staff del Museo Storico Alfa Romeo descrive giustamente l'Uraghi, e non potrebbe essere altrimenti. È il presidente più amato e anche più conosciuto dell'Alfa Romeo. Chi si ricorda, per esempio, e questa è una domanda che faccio a voi, chi è il presidente che ha sostituito Uraghi dopo di essere stato mandato via? Ok, allora sì, è Ermanno Guani, non se lo ricorda praticamente nessuno. Italo Rosa, che era il direttore del personale dell'Alfa Romeo dell'epoca, narrava, diceva che c'era una sorta di diceria sul fatto che lui rimise il mandato da presidente dell'Alfa Romeo appena dopo che era stato letteralmente spinto giù dalle scale dal centro direzionale. Andò a Roma, rimise il suo mandato e no, dell'Alfa Romeo non ne voleva più sapere. Non si sa mai se queste dicerie erano vere o forse no, o magari solo romanzate. Sta di fatto che la situazione, quando fu mandato via Giuseppe Luraghi, era veramente critica. Provate a immaginare, l'Alfa Romeo era esposta con la costruzione del nuovo stabilimento, c'era la crisi energetica, le lotte sindacali dal 69 in poi, insomma, si era mandato via. Si erano azzerati non solo il management, quindi l'Uraghi, ma anche tutti i dirigenti capaci che erano intorno a lui. E nonostante questo ci ha lasciato così tanto di eredità. Oggi, grazie a Pablo Rossi, siamo riusciti a conoscere, a visitare questo luogo che per tutti era sconosciuto, cioè dove fisicamente vengono conservati tutta la documentazione a livello del manager Giuseppe Luraghi, quindi la parte economica, perché così come vi è stato detto poco fa, la parte della persona, del poeta, dello scrittore, è conservata nel centro manoscritti dell'Università di Pavia. C'è stata presentata da, io ho solo due mani, quindi faccio fatica a mandare avanti e tenere il microfono e quello che ho da leggere. Tiziana Dassi, che è la responsabile del centro degli archivi storici della Bocconi, del Centro Documentazione Europeo della Bocconi, ci ha fatto vedere questi scaffali. Nell'archivio della Bocconi sono conservati 209 classificatori, 260 libri, 53 fascicoli e più di 1700 fotografie. C'era una frase su un documento che ci hanno fatto vedere, che ovviamente qua non riesco a farvi vedere, una frase di Luraghi. Quindi siamo ben avanti, prima ancora dello Stay Foolish di Steve Jobs. Luraghi aveva firmato e aveva dedicato la sua tesi di laurea agli audaci. Non è tempo di essere timorosi, è tempo di essere audaci. Questa frase mi è piaciuta molto e descrive molto quello che era Luraghi. Parlare dell'Alfa Romeo, parlare di Luraghi è un po' parlare come della nostra Italia, l'Italia più bella, l'Italia fatta di stile, di eleganza, ma anche di successi, vittorie, traguardi raggiunti, ma ovviamente anche di tanti, tanti sacrifici. L'onore, il merito che va a Luraghi è quello di aver saputo trasformare una fabbrica poco più che artigianale in una grandissima azienda. Questa è una foto che io adoro, mi piace tantissimo. Qua lo vediamo, è stato detto prima, uno dei tanti traguardi. Qua siamo all'inizio, io mi concentrerò molto solamente sul periodo 1960 in poi, anche se sappiamo che Luraghi ha lavorato tantissimo per Alfa Romeo, anche quando era direttore generale della Finmeccanica dal 1950. Qua siamo nel 1960, quando la Giulietta raggiunge le 100.000 unità prodotte, ma poi i numeri li vedremo meglio. E c'è un bellissimo, siccome prima si parlava di comunicazione, c'è un bellissimo video, sperando che parta, dell'archivio Luce, che fa vedere questo momento con Giulietta Masina. Romeo aveva un... Come avevamo detto.
Romeo aveva una sola Giulietta, l'Alfa Romeo ne ha 100.000 una. L'hanno festeggiata Giulietta Masina, la madrina, e il presidente Luraghi, che ha fatto gli onori di casa, anzi di fabbrica, davanti alla catena di montaggio che sforna da 6 anni i vari tipi della popolare vettura, ormai così apprezzata e diffusa da rappresentare nell'ambito del mercato comune uno dei maggiori successi italiani nel settore dell'automobilismo veloce. L'attrice ha voluto spartire il brindisi con la festeggiata, ma l'omonima a quattro ruote ha protestato. Champagne, che schifo, volete mettere la benzina? La festa si è sciolta alla spiccia, bisognava far posto alla Giulietta 100.002, secondogenita della serie delle 200.000, prossimo traguardo per queste nipotine dei famosi bolidi di Varzi e Nuvolari. Luraghi attuò una politica di espansione che portò a un enorme sviluppo industriale. Veniva spesso incalzato da giornalisti sul perché era necessario aumentare così tanto la produzione. Lui pensava sempre di poter ingrandire, di poter raggiungere traguardi, perché così era, così anche negli altri stati. Lui cita la Francia, la Germania, l'Inghilterra, ma anche l'America era successo nello stesso identico modo. La paura per i giornalisti che gli dicevano era quella: ma non c'è pericolo di sovrapproduzione? Lui assolutamente dice di no, come si vede in questo filmato. Al suo presidente possiamo chiedere qual è il programma di produzione dell'Alfa Romeo? Mi dispiace di farle subito una piccola storia che le chiarirà il programma. Noi 10 anni fa, in 10 anni, abbiamo aumentato la nostra produzione di 10 volte. Nell'ultimo quinquennio l'abbiamo triplicata. Il nostro programma attuale è di raddoppiare la produzione nei prossimi 6-7 anni. Crediamo di essere prudenti. Allora, vediamoli questi numeri. Nel 1960 la produzione era di 36.000 autovetture, 21.559 montaggi Renault, 2.777 veicoli industriali, con un fatturato di 78 miliardi di lire. Il personale era poco più di 10.000 persone. Nel 1973, cioè nell'ultimo anno completo della gestione di Giuseppe Luraghi, la produzione era salita a 204.902 autovetture, solo autovetture, 3.081 veicoli industriali, con un fatturato di 430 miliardi di lire, cioè da 78 a 430 miliardi di lire. Il personale era arrivato a 41.000 unità. Ma non solo. I successi di Luraghi sono stato la costruzione dello stabilimento di Arese, la costruzione e il potenziamento dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, la creazione dell'Alfa Sud, che rappresenta la maggiore realizzazione del Mezzogiorno nel settore delle industrie manifatturiere, la costruzione di un nuovo stabilimento a Livorno per la consociata Spica, la nascita dell'Auto Delta per l'attività relativa alle vetture da competizione, il consolidamento di un'importante rete di vendita di assistenza che conta in Italia ben 13 filiali, 280 concessionari solo in Italia, 12 società Alfa Romeo dotate di propria sede e di proprie officine, la partecipazione di maggioranza assunta nella FNM, è stata citata prima, la Fabbrica Nazionale dei Motori in Brasile, in più la creazione di uno stabilimento Alfa Romeo in Sudafrica. Questo era Giuseppe Luraghi. L'Alfa Romeo è guidata da Giuseppe Luraghi. Milanese, socialista, economista e scrittore, Luraghi è uno dei più brillanti manager italiani. È convinto che la produzione automobilistica può diventare la punta di diamante dell'industria pubblica. La fabbrica di Arese è la grande scommessa di Luraghi. Negli anni 60, costruire auto a Pomigliano d'Arco non entra ancora nei piani industriali dell'Alfa Romeo. Da Arese, intanto, esce la Giulia. Un'altra auto Alfa Romeo destinata a segnare un'epoca. La Giulia negli anni 60 costa veramente tanto, praticamente 2 milioni di lire, e per un operaio che aveva uno stipendio di 80.000 lire non se la poteva permettere. Oltre a questo, era sempre stato presente nell'idea di Giuseppe Luraghi il problema dell'immigrazione, cioè in pratica, siccome il sud non era industrializzato,
le persone per poter lavorare dovevano emigrare dal sud verso le grandi fabbriche del nord. Tenete presente che in Alfa Romeo, prima col Portello, poi comunque con Arese, oltre il 60% dei dipendenti arrivava dal sud, e questo per lui lo sentiva come un grosso problema, ma anche con una grossa opportunità per quello che verrà dopo. Iniziamo subito. Io ho preso questa, inizia anche il periodo delle collaborazioni per poter assemblare, in questo caso anche migliorare, come dico io, una vettura, un'utilitaria francese, che in Francia aveva 3 marce, qua da noi la versione Alfa Romeo ne aveva 4. Ho scelto questa proprio perché c'è scritto spirito sportivo, ma stiamo parlando della Dauphine. E ce lo dice in questo video. Lei prevede che vi possano essere ulteriori accordi con industrie automobilistiche europee? Io credo che sì, rispondendo naturalmente in termini generali a questa sua domanda. Penso che, naturalmente sempre dentro i limiti previsti dal Trattato di Roma, ci possano essere e ci saranno ulteriori intese fra i fabbricanti automobilistici, perché l'unione degli sforzi in determinati campi, soprattutto della progettazione, della ricerca comune di pezzi e di accessori, può essere di comune e di generale interesse. Ed eccoci, stiamo parlando della vetturetta famosa, dell'utilitaria, la Renault 4. Chi non l'ha vista, inizialmente i primi esemplari erano prodotti al Portello, poi si produceva a Pomigliano d'Arco. C'è un bellissimo video che io ho preso dall'archivio Luce, che fa vedere l'Uraghi durante la presentazione con tutti i personaggi dell'IRI, c'era anche il Vescovo, e fa vedere la fabbrica di Pomigliano come era prima dell'avvento dell'Alfa Sud, con la presentazione di Giuseppe L'Uraghi. Il ministro delle partecipazioni statali, Bo, accompagnato dal presidente e dal direttore generale dell'IRI, ingegner Petrilli, e cavaliere del lavoro Sernesi, e dai presidenti della Finmeccanica e Finelettrica, ha inaugurato i primi impianti del nuovo stabilimento dell'Alfa Romeo a Pomigliano d'Arco, alle porte di Napoli. Guidato dal presidente della gloriosa casa milanese, ingegner L'Uraghi, il ministro ha visitato i reparti già in funzione, dove, accanto alle lavorazioni di motori d'aviazione, avrà presto inizio la catena di montaggio di autoveicoli industriali e macchine utilitarie di vario tipo. Il complesso di Pomigliano rappresenta un impegnativo e organico intervento dello Stato nella industrializzazione del Mezzogiorno. In base ai rinnovati accordi con la Renault, l'Alfa Romeo produrrà qui la più duttile delle utilitarie, la R4, che a primavera inizierà anche in Italia la sua lunga strada. Chi è che pensava, no? Alla Renault 4 by Alfa Romeo. Erano gli anni 60, questa è una foto ormai famosissima, la prima targa alfanumerica italiana. In questo video, io sto andando velocissimo perché so che magari siete stanchi, in questo video si vede proprio, anche se viene incalzato da Gino Roncati, dal giornalista Gino Roncati, sul fatto che secondo L'Uraghi c'è ancora tantissimo spazio, e i numeri gli davano ragione. Abbiamo cercato di vedere quali sono oggi gli orientamenti del mondo automobilistico. Siamo ad Arese. Dall'alto il nuovo stabilimento dell'Alfa Romeo ha un aspetto di fantascienza. Si stende su una superficie di 1.300.000 metri quadrati. Vi saranno impiegati 16.000 operai e produrrà 700 vetture al giorno. Il primo incontro è con il dottor L'Uraghi, presidente dell'Alfa Romeo. Dottor L'Uraghi, è vero che nel 1970 vi sarà una saturazione del mercato automobilistico italiano? Io non credo a una saturazione del mercato automobilistico italiano tanto prossima. Guardi, 30 anni fa, quando studiavo la circolazione automobilistica negli Stati Uniti d'America, e da allora la circolazione era pressappoco un terzo, anzi inferiore ad un terzo alla circolazione attuale, sentivo parlare di saturazione di mercato, eppure siamo arrivati ai dati attuali e gli americani continuano a comprare automobili. In Francia 10 anni fa esisteva la circolazione automobilistica attuale italiana.
Attualmente la circolazione è circa di 2,5 volte la nostra circolazione, con un veicolo ogni 6 abitanti. In Germania e nella Gran Bretagna presso a poco la situazione è uguale. L'Italia è un paese in grande progresso, qual è la ragione per cui dovrebbe fermarsi nello sviluppo automobilistico? Ricordi che abbiamo alcune province meridionali in cui c'è una circolazione simile a quella del Brasile e della Malesia e che possono quindi svilupparsi molto. Per giunta, per quanto riguarda in modo speciale l'industria automobilistica, c'è il grande mondo che ha bisogno di automobili come di tante altre cose, e l'industria automobilistica italiana è un'industria che ha dimostrato di saper esportare ovunque. Arriviamo a queste foto che voi conoscete tutti, arriviamo alla decisione per l'Uraghi, che per l'Uraghi è stata una decisione del tutto naturale, della costruzione di un nuovo stabilimento a Pomigliano d'Arco. Quindi all'epoca c'era la Cassa del Mezzogiorno che incentivava le grandi aziende, spingevano le grandi aziende a sviluppare, a industrializzare il Mezzogiorno d'Italia. E hanno chiesto all'Uraghi di cimentarsi in questa esperienza, ovviamente non senza difficoltà, ma l'Uraghi di questa scelta ne è sempre stato fiero. E l'Uraghi ha fatto la proposta a Liri per creare una società al sud per fare vetture minori tipo la Fiat. In un certo momento in Alfa Romeo fu pensato di progettare e costruire una macchina, una utilitaria, una novità per l'Alfa Romeo. E questa macchina fu fatto un prototipo che fu chiamato dai progettisti Pidocchio, ma non andò mai in serie perché... per mille motivi, insomma. Guarda come dondolo, guarda come L'Uraghi dondolo. Avrebbe voluto produrre questa utilitaria proprio nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, che sopravvive solo grazie alle commesse pubbliche. Produce motori diesel e autobus a 2 piani. Saranno gli occhi tuoi che brillano. Queste immagini ricordano cartoline e pellicole ambientate nel centro di Londra. Eppure siamo a Napoli e gli autobus, i Metropol, sono usciti di recente dalle officine di Pomigliano d'Arco. Pomigliano è nata su iniziativa dell'Alfa Romeo, che era un'industria pubblica del nord, sulla pressione della politica, che chiese in qualche modo un investimento nel settore decisivo dell'automobile al sud. Io, mamma, te, tu, passeggiamo per... Una pressione esercitata anche dal democristiano Giovanni Leone, che di lì a poco diventerà presidente della Repubblica e che è nato proprio a Pomigliano d'Arco. Dietro di lui tutta la politica che vede l'area di Napoli come un irrinunciabile serbatoio di voti. Per l'Uraghi è una scelta obbligata. Solo così può prendere al volo gli ultimi incentivi statali per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, finanzia il progetto con 300 miliardi di lire, al valore attuale circa 3 miliardi di euro. L'Uraghi affida il progetto del nuovo stabilimento all'austriaco Rudolf Ruska. Sarà Aldo Moro a porre la prima pietra. Ed eccoci, siamo alla fine del 1971, alla presentazione dell'Alfa Sud. L'Alfetta non era ancora pronta, ma questo è un altro discorso che probabilmente svilupperemo l'anno prossimo, visto che c'è il 50esimo. Arriviamo proprio all'epilogo, per quanto riguarda l'epilogo, la sua esperienza in Alfa Romeo di Giuseppe L'Uraghi. Tenete presente che il 1974 è l'ultimo anno per l'Alfa Romeo in assoluto dove il bilancio è inattivo. Prima di andarsene ha scritto una lettera che adesso vi leggo, perché magari non si riesce, dove ha mandato una lettera a tutti i suoi dipendenti. Ho preso la parte finale e volevo leggervela. Nella conoscenza di aver fatto, in tanti anni difficili, il mio dovere nell'interesse dell'azienda che mi era stata affidata e con l'amarezza di non aver potuto portare a termine i programmi aziendali prefissi, ringrazio per la collaborazione che mi è stata data ed auguro di cuore a tutti un più felice avvenire, nel convincimento che la società potrà sempre contare sulla migliore dedizione di ognuno.
10 gennaio 1974, Giuseppe Luraghi. Allora, questo è l'epilogo per quanto riguarda Giuseppe Luraghi. Io ho trovato un'intervista che aveva fatto Enzo Biagi nel 1986, maggio del 1986, in questa intervista che probabilmente o qualcuno magari ha visto all'epoca o probabilmente non avete mai visto, Luraghi dice il motivo per il quale è stato mandato via. Buonasera, sono cominciate le trattative per il passaggio dell'Alfa Romeo alla grande casa americana Ford. È vero, come qualcuno sostiene, che dire Alfa Romeo significa anche un poco dire Italia. Per qualche generazione questo nome è legato all'immagine di vetture straordinarie, di grandi corse e di grandi campioni. Nel 1930 ci fu una mille miglia nella quale l'Alfa arrivò al primo, al secondo, al terzo e al quarto posto. Sul traguardo sfrecciò Nuvolari. Ma Alfa Romeo vuol dire anche un grande problema economico e politico. Nelle sue vicende c'è un deficit complessivo che si aggira sui 2.000 miliardi. Dal 1974 non ha avuto un bilancio in attivo. Raccontano la storia di Valletta in visita all'Alfa, che dice: che bella vettura, e un dirigente gli risponde: se la vuole può averla a prezzo di costo. No, risponde Valletta, meglio a quello di listino. Infatti, su ogni macchina venduta, l'Alfa Romeo, e quindi il contribuente italiano, rimette oltre 1 milione. Questo perché è l'IRI, cioè lo Stato, che è proprietario delle fabbriche. I guai sono cominciati, almeno in senso cronologico, con l'apertura dello stabilimento dell'Alfa Sud e con l'andata via del dottor Giuseppe Luraghi, che allora aveva la responsabilità della grande azienda. È a lui che sono attribuiti i due grandi successi, la Giulietta e la Giulia. Perché il dottor Luraghi se n'è andato o perché l'hanno mandato via? La verità è proprio che mi hanno mandato via. È una storia che io ho dovuto raccontare molte volte e che naturalmente mi duole molto. E desidera che ripeta la ragione? Vediamo, sì, la ragione la dica, mi parrebbe il minimo però. Ecco, la ragione è questa, che noi avevamo in rodaggio la nuova fabbrica dell'Alfa Sud, che era una magnifica fabbrica e che aveva un programma impegnativo. Improvvisamente e in modo per me assolutamente incredibile, mi veniva imposto di fare un'altra fabbrica nella zona di Avellino. Da chi? La richiesta veniva ufficialmente dall'IRI, che però in un primo momento non era affatto d'accordo perché era semplicemente una cosa assurda. E veniva dal ministro delle partecipazioni di allora, evidentemente per altre pressioni. Io, d'accordo naturalmente con tutti i miei dipendenti, i miei collaboratori, ritenevo la cosa assolutamente assurda, impossibile, perché eravamo molto impegnati già con l'Alfa Sud e si trattava niente meno che di spostare una produzione da Milano, portarla nella zona di Avellino sostanzialmente per dei montaggi. Ma sa che molti dicono che i veri guai dell'Alfa nascono dal fatto che lei ha voluto una seconda fabbrica? Cioè sarebbe lei il responsabile, non perché l'ha fatta a Pomigliano, ma perché l'Alfa Romeo con una fabbrica sola andrebbe molto meglio. L'Alfa Romeo aveva bisogno di uno sviluppo, evidentemente. C'era un problema proprio di proporzioni produttive e di vendita per poter mantenere una grande rete di distribuzione anche all'estero, in America, eccetera. Avevamo anche una fabbrica in Brasile che avrebbe dovuto montare delle vetture dell'Alfa Sud. Non si poteva evidentemente ingrandire la fabbrica di Milano, perché Milano, Arese, voleva dire portare nuova manodopera dal sud,
cosa assurda. Lei ricorderà che quei momenti erano veramente dei momenti estremamente difficili per questa importazione, quindi bisognava portare la fabbrica dove c'era la gente che poteva e che doveva lavorare. Io poi francamente credevo molto nell'industrializzazione del sud. I guai sono cominciati francamente quando hanno buttato fuori me e praticamente si è svuotata l'azienda, perché ci sono praticamente l'azienda è rimasta senza direttori, di quelli che avevano creato avevano creato sia Pomigliano e sia avevano creato anche il nord. Tutti i progettisti per esempio se ne sono andati, purtroppo qualcuno è anche morto, e praticamente c'è stata una rivoluzione improvvisa in un'azienda nel momento più delicato, perché era il momento in cui appunto era venuta la crisi del petrolio. Senta, ma dicono che il progetto della fabbrica era sbagliato perché bastano 3 operai in sciopero per bloccare tutta la produzione. Ecco, guardi, questo è uno dei falsi più incredibili. Ritengo che è una delle tante falsità che ci sono messi in giro per cercare di giustificare una situazione che è dovuta viceversa ad un lungo periodo di incapacità gestionale. Grazie. Una rivoluzione nel momento più delicato dell'azienda, cioè praticamente rimasta senza guida in un momento in cui l'Alfa Romeo si stava espandendo, quindi nel suo momento più delicato. A dire la verità, poi lo stabilimento non si fece subito dopo l'estromissione di Luraghi, si fece qualche anno dopo, però questa tesi viene confermata anche da un amministratore delegato, che è stato amministratore delegato dell'Alfa Romeo dal 1978 al 1984, da Corrado Innocenti. Viene realizzato un nuovo stabilimento ad Avellino, nella città di Ciriaco de Mita, in quegli anni segretario nazionale della Democrazia Cristiana. La decisione di fare lo stabilimento ad Avellino fu presa non con considerazioni da un punto di industriali, ma vi lascio immaginare il perché. A noi occorreva l'appoggio politico della Democrazia Cristiana e lo stabilimento fu fatto lì per quello. Esattamente per quello. Ma Luraghi che cosa ci ha lasciato? Cosa ci ha lasciato Luraghi? Luraghi si era, intorno a Luraghi era riuscito a mettere intorno a sé tantissimi personaggi, progettisti, ingegneri, dipendenti, operai che davano il massimo. Tra questi c'erano anche i collaudatori, persone che io le chiamo anche molto bizzarre, che veri piloti che mettevano a ferro e fuoco le vetture per regalarci, per fare in modo di regalarci un'esperienza di guida ineguagliabile. Mi piacciono molto perché intorno a queste figure, questi li chiamiamo i Magnifici Sette, a partire da Consalvo Sanese, Guido Moroni e Bruno Bonini subito dopo, facevano tantissime sfide. Una sfida che mi piace molto è quella ideata da accettavano tantissime sfide. Una era quella ideata e proposta dal direttore Mazzocchi di Quattro Ruote, dove dovevano partire da Rozzano, dalla sede di Quattro Ruote, la sede milanese, partire con il direttore di Quattro Ruote partiva con una vettura dove andava in treno in stazione centrale a prendere il Sette Bello, in questo caso ve lo faccio vedere, era il treno più veloce, pensate, le TR300 poteva viaggiare dai 160 e poteva raggiungere in alcune tratte anche i 200 km all'ora, era il treno più veloce europeo, e una Giulietta. Qua siamo all'inizio degli anni 60, questa è una Giulietta 1300. Tenete presente, che è una cosa che Luraghi dice sempre, che uno dei grandi problemi dell'Italia erano la mancanza di strade. Quindi l'autostrada non arrivava fino a Roma, si fermava ben prima. Arriva nella sede romana di Quattro Ruote con Salvo Sanesi, arriva con questa Giulietta ben 38 minuti prima del Sette Bello. Oppure ci sono tantissime sfide che, o tantissime
immagine che adesso vedrete, dove i collaudatori, vedrete un Guido Moroni che scende le scalinate della Basilica di San Francesco d'Assisi, ovviamente con un Alfa Romeo matta detta proprio così perché si arrampicava ovunque, detta dall'allora direttore dell'Alfa Romeo, diceva che questa vettura era proprio matta, proprio perché si arrampicava ovunque. E vedete all'inizio di questo filmato proprio l'arrivo di Consalvo Sanesi a Roma, festeggiato da un Orazio Sattapuliga. Video era dedicato a tutti i collaudatori, ma non solo, l'Uraghi qua lo vediamo in questa foto famosissima, qua sono a Balocco appena inaugurata, vediamo Orazio Sattapuliga alla sua destra, Giuseppe Busso alla sua sinistra, Carlo Chiti è stato un grande personaggio e ha per 20 anni con l'Autodelta, direttore dell'Autodelta, ha vinto tantissimo su ogni campo di gara. Stiamo parlando di persone fuori dal comune, estroverse, che non, magari a Tato non era neanche facile parlarci e non avevano questo grandissimo rapporto magari con i loro dipendenti, ma sicuramente erano dei grandi progettisti, dei grandi ingegneri. Questo video che è dedicato alle vittorie dell'Autodelta, dell'Alfa Romeo, ci sono grandi piloti, vedrete Arturo Merzario, vedrete Ignazio Giunti, vedrete anche le immagini dove purtroppo Ignazio Giunti perde la vita, vedrete Nanni Galli che parla, dove dice all'inizio al 50° dell'Autodelta, dice che per Chiti non ne importava se uno rompeva la macchina, l'importante era vincere e basta, o vincere o niente. Chiti non gli interessava niente se tu rompevi una macchina, l'importante è che tu vincessi. Thank you.
what is so important about driving faster than anyone else? Le pilote italien Giunti a trouvé la mort. Racing is important to men who do it well. In racing, it's life. Anything that happens before or after, just waiting. Soprattutto il ricordo di Luraghi va spesso ai lavoratori. Io mi domando sempre, se non ci fosse stato Giuseppe Luraghi, queste persone che lavorano, queste siamo nella forgia dove le persone fondono l'alluminio, qua sono i meccanici, i motoristi, siamo nella meccanica di Arese, questi sono degli artigiani che tessano, che rivestono i sedili, le tappezzerie di ogni vettura, gli operai lungo la linea, questa foto mi piace tantissimo, oppure i tecnici, i designer, gli impiegati. Cioè, cosa avrebbero fatto? C'è un video, un insieme di foto, l'ultimo video, un insieme di foto, 50 foto, dove si vedono i lavoratori di Giuseppe Luraghi, gli operai, dalla fonderia, dove si vedono i tondi di alluminio fondere fino al prodotto finito. Tutti questi sono lavoratori dell'Alfa Romeo, lavoratori dell'Alfa Romeo di Giuseppe Luraghi, e questo video è dedicato a loro. Parte dal disegno. Dall'idea. Focalizzatevi sulla faccia, sul viso di queste persone. Foto del 1966. Thank you.
Allora, questo video era dedicato ai lavoratori di Arese e era dedicato ovviamente a tutti voi, soprattutto alla famiglia Luraghi, quindi che ringrazio per essere venuti qua, per averci dato la possibilità, soprattutto a Pablo Rossi, di visitare l'archivio di Luraghi. Questa è l'Alfa Romeo che a noi ci piace, questa è l'Alfa Romeo di Giuseppe Luraghi. Io ringrazio tutti voi per aver aspettato, visto che siamo in ritardissimo, e visto che è l'ultimo evento dell'anno, quindi vi auguro delle buone feste, ovviamente solo in Alfa Romeo, quindi vi ringrazio ancora e grazie.